Bruno Cenghialta, direttore sportivo dell'Astana. Si conclude oggi questo 106° Giro d'Italia. Facciamo un riassunto per la tua squadra? Allora, noi, tutto sommato, noi sapevamo di venire qui con una squadra più battagliera che di classifico, quindi ci siamo adeguati un po' a cercare qualche risultato di tappa e soprattutto cercavamo delle volate con Cavendish che per vari motivi non sono andate proprio bene, o per cadute o perché si è sbagliato i tempi, e quindi è chiaro che noi non eravamo proprio preparatissimi come meccanismo per un velocista. Ritentiamo oggi che l'ultimo giorno riproviamo per cercare di vincere e concludere questo nuovo giro che comunque per noi è stato positivo. Prossimi appuntamenti per il futuro? Dopo il Giro d'Italia è chiaro che c'è un sacco di corse, dal Delfinato, Giro di Svizzera, campionati nazionali, il Tour de France, la Vuelta a Spagna, con tutti in mezzo le altre cose, quindi la stagione è pienissima e adesso fino a ottobre siamo veramente full. Dopo tanti anni ancora sulle strade leggiamo sempre di più il nome di Michele Scarponi assieme a quello di Marco Pantani. Nella totalità, quello che quando uno va in giro anche nel mondo, tutti ricordano Pantani, Michele Scarponi per la vicissitudine come è morto, ed è nella disgrazia è un orgoglio per noi sapere che è stato voluto bene da tante tante persone. Questa è la parte bella. Grazie.